Non si placano le voci di mercato attorno all'Itas Diatec. Con la pancia piena di 3 titoli divorati in questa sorprendente stagione, campionato del mondo, Champions League e Scudetto, e con gli atleti impegnati nelle rispettive nazionali, la società di Diego Mosna pensa ora al futuro. E sembra che le correnti passino soprattutto per il centro, dove già Riyad avrebbe preso la strada del Brasile. Potrebbe andarsene anche Andrea Sala, richiesto con insistenza soprattutto da casa Modena, nonostante il suo contratto lo vorrebbe ancora per un anno alla corte di Mr. Stoichev. Pronto per prendere il suo posto ci sarebbe l'attuale Olympiakos Pireo, il greco Mitar Djuric. Rimane da definire un accordo che sembrerebbe cosa fatta, manca solo l'ok dei vertici del Pireo, perché il nuovo presidente della società deve ancora insediarsi. Altri nomi appetibili sono quello del trentenne di Villazzano Matteo Burgstaller, il cui cartellino è già di Trento ma dovrebbe ancora rispettare un anno di prestito in Padova, e del giovanissimo bulgaro Teodor Tudorov. Intanto l'altro trentino doc, Nicola Leonardi, dovrebbe tornare in A2 per crescere ancora un po'.